è nella meravigliosa città di Firenze che opera da più di 150 anni l'Istituto Geografico Militare. Nato a Torino nel 1861 come ufficio tecnico dello Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, si sposta a Firenze quando diventa la capitale d'Italia e resta lì anche quando la capitale del Regno d'Italia si sposta a Roma nel 1871. L'istituto nasce ufficialmente come Istituto Topografico Militare il 27 ottobre del 1872 con Regio Decreto e assume l'attuale denominazione dal 1882. Nei suoi 150 anni di storia, l'istituto ha sempre operato per tutti i bisogni cartografici dello Stato. In senso lato, cartografia significa conoscenza del territorio e in questa attività l'istituto ha sempre operato con le sue due componenti, civile e militare, per effettuare rilevamenti e per dare strumenti di pianificazione a tutti gli operatori, sia militari che civili. Anche la sede dell'istituto è rimasta la stessa in questi anni ed è in questo palazzo che si trova lo scrigno prezioso della cartografia italiana. Oggi l'istituto è uno dei 5 organi cartografici dello Stato in base alla legge numero 68 del 1960. Non si occupa però solo di cartografia, ma anche della manutenzione dei confini, un impegno importantissimo svolto in supporto al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Non dimentichiamo che l'Italia ha 1913 chilometri di confine, che sono marcati sul territorio con dei termini di confine. Ben 8.143 di questi devono essere manutenzionati e periodicamente personale dell'istituto si incontra con la controparte estera per valutare la manutenzione e soprattutto per definire piccole rettifiche dei confini in mutua concordanza. L'istituto non è soltanto questo. Opera anche come terzo agente indipendente e imparziale nella certificazione dei dati geografici ed è un'attività importantissima per gli operatori del settore. Inoltre, si occupa della tutela del patrimonio toponomastico nazionale. I nomi dei luoghi non sono soltanto nomi, ma una miniera preziosa di informazioni, perché la storia, quando passa da un luogo, lascia qualcosa e questo qualcosa resta nei nomi. L'Istituto Geografico Militare custodisce questo grande patrimonio. Nei 150 anni di storia a Firenze, l'Istituto ha accumulato un'enorme quantità di materiali di carattere archivistico, fotografico, cartografico, eredità degli uffici topografici preunitari del Granducato di Toscana, del Regno delle Due Sicilie, del Regno di Sardegna e dei 150 anni di operazioni sul territorio. Ciò ha permesso la creazione del Museo della Cartografia Storica Italiana, orgogliosamente ospitato nel Palazzo. Da quando è nato, l'Istituto ha sempre svolto la sua attività con abnegazione, efficienza e amore per la patria. Il personale civile e militare che lo compone ha sempre operato in perfetta sintonia di intenti, rendendo ancora più grande l'attività dell'Istituto. Questo è il cuore dell'Istituto Geografico Militare, la ricchissima biblioteca risalente al 1694 e affrescata con due meravigliosi capolavori, punto di riferimento dello specifico settore. Qui sono conservati più di 120.000 volumi di carattere tecnico, scientifico, cartografico e geografico. Sono inoltre contenuti dei cimeli di particolare interesse, due meravigliosi atlanti, l'Atlante di Abraham Ortelius del 1570, primo Atlante stampato, e il secondo Atlante del 1598, che è lo stesso Atlante ma acquarellato a mano. L'Istituto possiede tantissimi altri libri di carattere scientifico in prima edizione, come due meravigliosi incunaboli del 1478 e del 1488, in perfetto stato di conservazione, che permettono al visitatore di rendersi conto di quanto meravigliosa e matura sia la nascita dell'arte della stampa. L'Istituto Geografico Militare ha alle sue dipendenze la Scuola Superiore di Scienze Geografiche, che opera per lo sviluppo delle attività addestrative e formative nel campo geografico e cartografico e per la diffusione della cultura geografica in senso lato.
L'istituto è visitabile ed è possibile acquistare carte geografiche di varie dimensioni, sia presso il punto vendita presente in loco, sia dal sito internet. Il grande patrimonio culturale della biblioteca è consultabile dagli studiosi. È sufficiente prenotarsi dal sito per poter visitare questo meraviglioso palazzo e godere delle preziosità dell'istituto e dei suoi archivi cartografici e fotografici, che rappresentano un'eccellenza d'Italia e della città di Firenze.